calzette per Pasqua, ho deciso di realizzare quest'anno una buonissima e deliziosa ciambella al gusto delicato di pistacchi, che poi abbellito con degli ovetti e poi anche della ghiaccia per dargli un po' di colore. Ma vediamo cosa ci serve per realizzare la nostra ciambella. 6 bianchi d'uovo, che qua sembrano un po' verdi, non so perché, una bustina di vaniglina, 225 g di zucchero, 225 g di farina, 6 g di lievito, 6 tuorli, 75 g di olio di oliva e 120 ml di latte ed infine 100 g di farina di pistacchio. Prima di tutto montiamo a neve i bianchi d'uovo. Dopo un paio di minuti possiamo iniziare ad aggiungere la bustina di vaniglina e poi metà dello zucchero. Nella ciotola con la farina aggiungiamo invece il lievito e poi il restante zucchero. In un'altra ciotola ancora, quelli con i tuorli, aggiungiamo l'olio ed anche il latte e mescoliamo per benino. Quindi incorporiamo la farina alle uova, al compasto con le uova, e poi infine aggiungiamo molto delicatamente, mescolando dall'alto verso il basso, anche le uova a neve. Ed aggiungo la farina di pistacchio un pochettino alla volta. Poi nella teglia già imburrata e infarinata verso il composto. Inforniamo a 180 gradi per circa 45 minuti. Quando la torta è pronta la usciamo dal forno e la lasciamo raffreddare capovolta. Quando è del tutto raffreddata sarà facilissimo da sfilare dalla teglia. E ho decorato infine con della ghiaccia. Avevo fatto la ricetta qualche mese fa, magari se volete metto il link nella descrizione. E poi l'ho colorata anche di rosa e di celeste. Ed infine ho decorato con gli ovetti.